porta avanti il lavoro di mio nonno. Che cosa fa esattamente il cocciularo? Il cocciularo fa manutenzione e pulizia delle secche, uno fra i primi doveri che ha. Quindi gran parte del tempo lo passiamo pulendo, levando le alghe, levando e estirpando le piante acquatiche che possono crescere, tutte le bucce, foglie, rami che cadono dagli alberi, uscirocchi potteddà, ugregali potteccà. E poi produce e alleva questi tre tipi di vongole originali in questo posto, su delle secche che non sono cambiate da tre generazioni, anche quattro generazioni, diciamo dagli inizi dell'Ottocento ad oggi, per me la quarta generazione, e non è cambiato niente né nelle tecniche di lavorazione né negli attrezzi che usiamo e che avete visto. Quest'altro coppo, dove anticamente i nostri nonni lo producevano loro, anche questo. Tutti i nostri nonni avevano queste grandi capacità, sapevano fare tutto, sapevano lavorare il ferro, sapevano lavorare le reti, sapevano lavorare il legno, le barche, manutenzionavano qualsiasi cosa e si creavano, come appunto vedi, gli attrezzi. E si fa così. Faccio la partitura e come vedete qua c'è tutto. Vongole, vongole veraci, vongole rizze. Originariamente erano due laghi, poi aprendo i canali si è formata quella strettoia, quello stretto, e ha unificato i due laghi e gli ha dato questa forma di otto. Aprendo i canali hanno rigenerato un po' questo ambiente e si sono accorti, soprattutto su quelle zone, che c'erano tanti banchi naturali di sabbia e che questi banchi naturali producevano un tipo di vongola. Allora da quel momento in poi ci si è cominciato a lavorare queste secche. Noi le chiamiamo secche, in realtà sono delle particelle perfettamente catastate di terreno. Pensate che noi non siamo altro che una factory qua a tutti gli effetti. Facciamo più o meno quello che fanno i contadini in campagna, con i nostri attrezzi, con le nostre tecniche, che nulla è cambiato da quattro generazioni. Le produciamo, le alleviamo, le raccogliamo e le portiamo al centro di raccolta. Poi dal centro di raccolta, essendo di zona C, perché ricordatevi, queste acque prima erano recluse, poi le abbiamo adesso riclassificate, questa è di zona C e il lago piccolo è di zona A, sono due laghi diversi fra di loro, anche se comunicanti. Uno è a forma di imbuto e va per i 30 metri e oltre, e c'è di tutto, c'è il sarago, c'è il sauro, c'è la seppia, c'è il cefalo, c'è la sappa, c'è di tutto e di più in quel lago. Si producono, si mettono a stabulare tutto l'import export che fanno le società che abbiamo di là, sia a livello di mitili, di cozze, che a livello di molluschi. Molluschi non intendo solo le vongole, intendo cannolicchi, fasulari, noci, noci di mare, ostriche, qualsiasi cosa. Noi qui il punto più profondo è 6-7 metri e poi è un sali e scendi di secche. Un cocciularo più per passione o per mestiere? Io per passione sicuramente, perché comunque se lo fai con passione, perché se no diventa dura. Non sempre, tutto dipende anche dal lago, da come viaggia l'acqua, come si mantiene l'acqua, quindi non sempre va bene il raccolto, ci sono periodi in cui non va benissimo, anzi per niente, quindi ci vuole tanta passione. Come un contadino, ogni giorno c'ha qualcosa da fare e se vai tutti i giorni la fatica è lieve, perché hai tutto organizzato, hai tutto pulito. Se cominci ad andare in modo saltuario, così come è capitata per esempio, che ne so, per la generazione di mio padre, che la maggior parte qui sono stati tutti marittimi e impiegati, già le secche, andando una volta al mese, non, piano piano incominciano ad andarsene in disuso. Da circa 4 anni
che con la Prologo, che in compartecipazione con la cooperativa è riuscita a creare questo tour autorizzato, e ci stiamo promuovendo sul territorio, soprattutto nei confronti dei messinesi, creando delle domeniche nel lago, come già è successo periodo pre-Covid, proprio per informarli sulle attività che si svolgono in questo lago, che soprattutto è un lago controllato, le acque sono controllate da parte dell'ARPA. Siamo fra le i pochi specchi d'acqua riconosciuti e classificati in Italia, noi e il Lago Piccolo.